Lorenzo, è venerdì, oggi arriva l'ultima puntata di questo coro che abbiamo imparato a conoscere in 4 giorni. Sì, siamo partiti martedì e non lunedì come di consueto, perché ovviamente la nostra emittente ha dato spazio, direi giustamente, alle elezioni regionali. Abbiamo accorciato un po' il nostro percorso, ma le emozioni sono rimaste le stesse, la bontà artistica di questi diversamente giovani, di emozioni antiche, capitanati da Loredana Miscia, hanno centrato l'obiettivo anche questa volta. Fammi ricordare e ringraziare soprattutto il lavoro di Paolo Bernabei. Non l'ho fatto martedì scorso, lo voglio fare adesso, perché Paolo Bernabei ci procura i contatti giusti. Noi andiamo lì, apriamo microfoni e telecamere per dare voce e spazio agli amici che si cimentano in questa bella attività corale, però senza Paolo non ci sarebbe, diciamo così, il giusto matrimonio, appunto, tra noi di pomeriggio e le varie associazioni che ci raccontano le tradizioni popolari dell'Abruzzo. Quindi pronti per la settimana prossima, ti dico subito, Federico, perché... Allora facciamo così, Lorenzo, se sei d'accordo, guardiamoci l'ultima puntata dedicata Benissimo. A questo coro, così poi facciamo un resoconto, perché ricordiamo anche l'appuntamento di domani. I'm
Allora, serata che sta per concludersi qui a Casal Bordino, lo abbiamo detto e ridetto durante le nostre chiacchierate con i protagonisti e anche con il primo cittadino Marinucci di Casal Bordino, e vogliamo chiudere per par condicio, direi, con il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, che ringrazio per la presenza e complimenti per questa bella sinergia dedicata ai ragazzi e alle ragazze della terza età. Ben detto, è veramente il coro Emozioni Antiche, c'è una sinergia da tantissimi anni tra due comunità che si vogliono veramente rispettare, si vogliono bene, dove loro fanno tanta aggregazione, e quindi è la gioia di noi sindaci che abbiamo questa ricchezza, e quindi è unica come coro. Quindi io, come dire, con mio collega siamo emozionati, proprio l'emozione di Coro Antico, dice stesso, il coro, sì. È un piacere dove loro in quei momenti ritrovano in loro stessi i momenti della loro gioventù, il momento della loro aggregazione, facendo delle emozioni, dei canti, dei giochi, è quello che noi sindaci siamo orgogliosi di rappresentare. Sindaco, io ovviamente lo chiedo a tutti i primi cittadini, l'ho chiesto anche al suo collega Marinucci, comuni, amministrazioni, sindaci che devono mantenere alta l'attenzione verso questi, diciamo così, gruppi che fanno della socialità il segno distintivo, no? della loro opera artistica e culturale, quindi primi cittadini che devono un po' accantonare determinate somme nel bilancio per portare avanti questo bel carrozzone. Non è un carrozzone assolutamente, anzi è un orgoglio per le nostre comunità. Io personalmente non mi pesa assolutamente accantonare economia, anzi piace stare insieme a loro, e i soldi vengono spesi bene, anche in virtù che loro girano non solo l'Italia ma anche altri paesi. E portano quindi alto il nome di Torino di Sangro. Torino di Sangro e anche Casal Bordino in questo caso, perché ci tengo sempre a specificare che sono due comunità unite. E questa, diciamo, peculiarità che ha questo coro non lo dobbiamo mai smentire, anzi lo dobbiamo rafforzare. Io quando sono arrivato come sindaco subito mi sono prodigato a fare meglio, e quindi voglio ringraziare il presidente, voglio ringraziare Loredana Miscia che è la coordinatrice di questi gruppi, ma voglio ringraziare tutti loro che con dedizione e passione danno la loro vocazione al canto. Thank you.
sempre per la par condicio, ho chiesto al sindaco Marinucci se è in grado di cantare, lo chiedo anche a lei. Io mi diverto ogni tanto, mi diverto e voglio cantare anche io. Benissimo, grazie a Nino Di Fonso, primo cittadino di Torino di Sangro, complimenti ancora una volta a questa bellissima accoppiata Torino di Sangro e Casalbordino, perché hanno creato una bella sinergia, hanno fatto rete tra comuni, tra sindaci per portare avanti questa bellissima aggregazione dei cori, ma soprattutto l'aspetto artistico, culturale, tradizionale e popolare di tante persone che continuano giustamente a sentirsi giovani e che vogliono portare alto il nome dei loro comuni. Grazie sindaco, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti voi.